Parliamo oggi di Giovanni Paolo II, di cui ricorre il centenario della nascita, e lo facciamo con Antonio Versori, che a Padova insegna storia della politica estera italiana. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno, dottor Tappizio, buongiorno. Cosa possiamo dire di Giovanni Paolo II come figura storica? Che influenza ha avuto sulla seconda parte del Novecento? Certamente è un'influenza molto, molto forte. Chiaro che non è facile, diciamo, quantificarla, però anche alcuni studiosi, ad esempio, della storia della guerra fredda, come ad esempio John Lewis Geddes, che di solito viene considerato uno dei maggiori storici appunto della Cold War, quindi della guerra fredda, ha sostenuto in alcuni suoi lavori che le due personalità che hanno determinato in misura maggiore, in misura più forte, la crisi del sistema comunista nell'Europa centro-orientale siano stati da un lato Ronald Reagan e dall'altro Giovanni Paolo II. Io ritengo forse che questa sia una valutazione forse, diciamo, fin troppo forte, però se noi teniamo conto del ruolo che Giovanni Paolo II ha avuto nell'ambito delle vicende polacche, magari non in maniera diretta, ovviamente, però in maniera indiretta, beh, è evidente che si tratta di un ruolo sicuramente di grande rilievo ed è stato un punto di riferimento per tutti gli anni, diciamo, dalla fine degli anni 70 fino sostanzialmente per tutti gli anni 90, per tutta una serie di paesi dell'Europa centro-orientale, almeno diciamo quelli con una forte presenza di cattolici. E devo dire anche successivamente, alla fine della guerra fredda, per esempio nell'ambito di alcune sue prese di posizione, sempre, devo dire, in termini generali, cioè non un intervento diretto, ma ad esempio sulle questioni relative alla guerra del Golfo nel 1990-91, quindi un atteggiamento favorevole alla pace, non particolarmente propenso a, diciamo, alle scelte di interventi di carattere militare. Quindi devo dire, io ritengo che Giovanni Paolo II sia stato per tutto una grande personalità. Io non discuto gli aspetti, diciamo, religiosi, che, diciamo, non mi competono per ragioni abbastanza evidenti, ma gli aspetti, devo dire, politici, una figura di grande spicco, diciamo, sul piano morale, ma naturalmente anche sul piano politico. Quindi io ritengo che certamente sia stata una personalità importante. Si parla spesso del ruolo di Giovanni Paolo II nella caduta del muro di Berlino. Eppure con Paolo VI c'era stato un riavvicinamento tra Chiesa Cattolica e blocco comunista. Beh, sì, però sa, anche con Paolo VI il riavvicinamento era, se vogliamo, un riavvicinamento di tipo politico-diplomatico, che però non implicava invece il venir meno del ruolo della Chiesa Cattolica nella società. Tanto è vero che, voglio dire, in Polonia quello che accade dopo il processo di destalinizzazione e così via, è effettivamente una sorta di scambio, no? Per cui il Partito Comunista accettava di lasciare alla Chiesa Cattolica, diciamo, dei margini, diciamo, nella società, la società civile, insomma, se vogliamo usare questo termine, in cambio del fatto che la Chiesa Cattolica non si opponesse, diciamo, al ruolo politico del Partito Comunista, quindi il fatto che il Partito Comunista mantenesse la guida del paese. Però, sa, lasciare dei margini alla società civile significa anche avere un'influenza molto, molto forte. E quando poi Giovanni Paolo II è divenuto pontefice, proviamo a ricordarci il primo viaggio ufficiale che fa in Polonia. Cioè, è un viaggio impostato sugli aspetti relativi al ruolo, diciamo, del cattolicesimo in Polonia, il che non implicava una critica esplicita nei confronti, devo dire, del sistema comunista. Però allo stesso tempo la Chiesa Cattolica con Giovanni Paolo II, che era però abbastanza un'evoluzione rispetto al ruolo che la leadership cattolica ha avuto in Polonia negli anni precedenti, perché c'era una parte che, diciamo, accettava più fortemente il dialogo e chi invece diceva no, noi non riconosciamo, cioè,
ci limitiamo a non assumere un atteggiamento di ostilità aperta, perché naturalmente non conviene, perché voglio dire, la repressione se no diventa più forte, però allo stesso tempo rivendichiamo questa identità cattolica forte, che però in Polonia, quando in fondo Giovanni Paolo II fa il primo viaggio, è un'identità che diventa, che ha un carattere politico, che è un'identità nazionale, se vuole patriottica, come la vuole definire. E implicitamente questo significava anche un tendenziale rigetto, non attraverso naturalmente un'azione violenta, questo è evidente, ma un tendenziale rigetto di che cosa? Del sistema comunista, perché il sistema comunista si identificava poi con un'interferenza da parte dell'Unione Sovietica nelle vicende interne del paese. Cioè, non è un caso che, voglio dire, subito dopo c'è la crisi economica, il formarsi del sindacato solidarno, cioè così via. E il sindacato solidarno, cioè in fondo, è il movimento antisolidarno, cioè non è solo il sindacato, è in fondo l'unione dei rappresentanti della classe operaia e, devo dire, anche di coloro che si riconoscevano nella Chiesa Cattolica, e di quel gruppo di intellettuali cattolici che avrebbe poi rappresentato la leadership politica che non a caso sarebbe andata al governo dopo il 1900, dopo il 1989. Quindi è chiaro che c'è un rapporto diretto, cioè si sa, c'è una grande figura, un pontefice che può agire liberamente, naturalmente anche con tutte le articolazioni della Chiesa Cattolica, e naturalmente i rapporti che alcune articolazioni avevano anche con attori politici, ovviamente anche negli Stati Uniti, per ovvie ragioni, sostegno di un progetto che diventa poi, da una questione di identità nazionale, un progetto politico ben preciso. Quindi l'idea, questo regime non ha più una legittimità sul piano interno, e quindi chi rappresenta la vera identità e la società polacca? Beh, la Chiesa Cattolica, e attraverso la Chiesa Cattolica, il sindacato Solidarność, e poi quel gruppo, come dicevo, di intellettuali cattolici, che guarda caso poi sono quelli che vanno al governo dopo la crisi del comunismo. Quindi è evidente che questa influenza è fortissima. Cioè, il Papa non aveva forse nemmeno bisogno tanto di parlare, l'importante era che ci fosse. E comunque Giovanni Paolo II era anche uno che parlava in maniera molto aperta.